Nel Family Act, infatti, noi abbiamo messo una serie di proposte reciprocamente collegate, quindi non si tratta solo di una misura a sostegno economico delle famiglie. Accanto a questo, come avevo anticipato, c'è un capitolo che prevede intanto una riorganizzazione dei congedi parentali per incentivare una maggior presenza anche delle figure maschili nell'educazione e nella cura familiare, ma soprattutto un capitolo di incentivo al lavoro femminile. Significa certamente promuovere un tempo, un modo del lavoro anche più intelligente. Si dice così, lo smart working, che però non sia un ghetto, diciamo, nel quale relegare le donne, ma sia un modo innovativo di vivere il lavoro in modo che sia più conciliabile col tempo familiare. Poi incentivi economici alle aziende che assumono le donne, sostegni economici alle donne che decidono di rientrare al lavoro, che decidono ad esempio di iniziare una propria attività di carattere imprenditoriale, perché è chiaro che noi dobbiamo sostenere, imprimere una forza anche da un punto di vista proprio col sostegno economico e con l'incentivo economico, nonché anche, questo è molto importante, percorsi di formazione per le donne, in modo tale È che anche chiaro. durante il periodo della maternità possono acquisire competenze e metterle poi in gioco nel mondo del lavoro una volta che possano rientrare. Chiudo dicendo che servono anche servizi sia di sostegno educativi, servizi per la prima infanzia, nidi, azzeramento delle rette per l'accesso ai nidi, deducibilità delle rette per l'educazione e per esempio anche per le babysitter e in generale per tutti gli aiuti, quegli aiuti necessari per la cura domestica, che oggi non sono considerati tra le spese deducibili.